Continua il trend positivo del Covid-19 a Civitavecchia. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, il numero dei guariti ha superato quello dei nuovi contagi e il numero complessivo dei soggetti attualmente affetti dal virus in città è nuovamente sceso sotto quota 80. Stando ai dati forniti quotidianamente dall'Assessorato regionale alla Sanità e dalla ASL Roma 4, sono infatti 78 le persone che in questo momento si trovano a dover fare i conti con il Covid. Negli ultimi tre giorni si sono registrate complessivamente 30 guarigioni che hanno ampiamente compensato i 12 nuovi contagi. È comunque presto per cantare vittoria perché, come abbiamo visto in queste ultimissime settimane, i dati possono radicalmente cambiare di giorno in giorno. Qualora però il trend venisse confermato, si tratterebbe di una notizia molto positiva e particolarmente importante, perché starebbe a significare che la cosiddetta quarta ondata a Civitavecchia sta avendo uno stop significativo. Una modesta crescita nella somministrazione delle prime dosi, che tornano in percentuale sopra la doppia cifra, e l'inizio delle prenotazioni del richiamo riguardante la terza dose anche per gli over 40. Sono queste le novità di maggior rilievo sul fronte vaccinazioni per quanto concerne questo inizio settimana nel Lazio. L'Assessorato regionale alla Sanità ha fornito ieri i dati riguardanti le vaccinazioni effettuate negli ultimi 7 giorni, sottolineando che le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi che sono il 64%, mentre il 24% sono seconde dosi e il 12% prime dosi. Le prime dosi la scorsa settimana erano scese all'8% del totale delle somministrazioni. Evidentemente le voci di una ulteriore stretta del governo, con il possibile annullamento della validità dei cosiddetti Green Pass provvisori, ha indotto alcuni dei non vaccinati a cambiare idea. Intanto questa settimana partiranno le prenotazioni rivolte agli over 40, ovvero ai nati dal 1981 in poi. L'Assessorato regionale alla Sanità spiega che è importante prenotare subito il proprio richiamo, che andrà in automatico dopo 180 giorni dall'ultima dose. Il cantiere ex Privilege è nuovamente in vendita. Gli attuali proprietari, i maltesi della König Royalton, che avevano acquisito il bene assieme allo scheletro dello scafo P430 in due distinte aste fallimentari, hanno deciso di cedere alla luce dell'impossibilità di portare avanti il progetto inizialmente messo in piedi. La decisione, a quanto pare, sarebbe stata determinata dal venire meno di alcune importanti sinergie. Sembrerebbe una notizia non buona, invece potrebbe essere proprio il contrario. Il cantiere ex Privilege e lo scheletro dello scafo P430 sono nuovamente in vendita. Questa volta però non si tratta di una nuova asta fallimentare, ma di trattative avviate dagli attuali proprietari, i maltesi della König Royalton, con una serie di importanti aziende dello yachting nazionale e internazionale, alle quali è stato proposto il subentro nell'attuale concessione. E negli ultimi giorni l'area della Mattonara è stata oggetto di sopralluoghi da parte di diversi tecnici e rappresentanti di soggetti eventualmente interessati a subentrare. Nel corso di accurate visite hanno controllato la situazione dei capannoni che compongono il cantiere e lo stato dello scafo, soprattutto per verificare se vi sono le condizioni per ultimarne la costruzione. È stata in particolare verificata la situazione dello scheletro in ferro e acciaio per accertarsi che non vi siano parti arrugginite e controllato il progetto degli interni. L'enorme imbarcazione è stata progettata oltre 10 anni fa e nel frattempo le esigenze dei clienti, dei potenziali paperoni che possono permettersi di spendere cifre superiori ai 100 milioni di euro per acquistare un'imbarcazione, sono ovviamente cambiate. Se da una parte si compiono verifiche di carattere tecnico, da un'altra si lavora sul piano strettamente giuridico-amministrativo. Vengono controllati gli atti che hanno portato all'acquisto del P430 e del cantiere,
e lo stato della concessione demaniale rilasciata dall'autorità portuale. In ultimo viene verificato che la somma richiesta dai venditori sia effettivamente congrua. Come detto, sono più di uno i soggetti potenzialmente interessati a un cantiere navale che si trova a due passi da Roma e che, volendo, potrebbe essere veramente valorizzato. Le risposte, stante l'importanza dell'investimento, non saranno comunque rapide. Ci vorranno alcune settimane affinché tutte le verifiche del caso siano state compiute. Un fatto però sembra certo. Qualora l'operazione di alienazione andasse veramente in porto, finalmente potrebbe essere scritta una nuova e bella pagina sul futuro del cantiere ex Privilege. Gran parte delle società che stanno vagliando l'offerta di vendita, sia italiane che straniere, risultano infatti particolarmente serie ed avrebbero davvero la possibilità di far decollare la cantieristica a Civitavecchia. Con notevole anticipo rispetto ai tempi canonici, visto che proprio in questi giorni l'attuale governo cittadino ha superato la boa di metà mandato, è già iniziato a Civitavecchia il tam-tam sulle candidature a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Tanti movimenti in atto all'interno e soprattutto all'esterno dei partiti e di conseguenza tantissime le voci sui diversi nomi. Anche se ufficialmente mancherebbero ancora 2 anni e mezzo al termine della consigliatura di Palazzo del Pincio, le precarie condizioni di salute della giunta tedesco, oltre soprattutto al miraggio dei tanti soldi attesi dal PNRR e di altri ingenti finanziamenti pronti a cadere su Civitavecchia, stanno facendo mettere in moto le diverse compagnie di giro che da anni si esibiscono in città. Il copione è sempre lo stesso e vede avvicendarsi sul palcoscenico un po' tutti, capocomici e attori drammatici, che sviluppano una trama comunque di successo, visto il loro perdurare sulla scena politica locale. A loro vantaggio, oltretutto, l'attuale ulteriore allontanamento dei cittadini dalla vita politica e soprattutto dalle urne, come dimostrato nelle recenti amministrative svoltesi in vari comuni italiani. Pochi partecipano, altrettanti pochi votano e così se la cantano e la suonano quei gruppi o gruppuscoli che in una condizione di normale vita democratica sarebbero autoreferenziali, posti ai margini della società e in qualche caso anche irrisi. A fare da gran cassa soprattutto alcune decine di disperati, in gran parte reclutati attraverso la concessione o il miraggio di un posto di lavoro, ovvero il sistema che nel corso degli ultimi 20 anni ha assicurato straordinarie rendite politiche e non solo. Al di fuori di questo contesto, negli ultimi giorni è spuntato un po' a sorpresa, ma neanche tanto, il nome del consigliere regionale Gino De Paolis, che rappresenterebbe la prima opzione per il Partito Democratico, arricchitosi nelle ultime settimane degli arrivi della cosiddetta componente portuale, entrata a pieno titolo all'interno dei Dem, a suon di nuove tessere. De Paolis avrebbe il gradimento e il sostegno degli ambienti portuali a vari livelli e non verrebbe visto di cattivo occhio neanche da qualcuno del cosiddetto centrodestra. Staremo a vedere. Abbiamo avuto notizia che il TAR del Lazio ha respinto il ricorso che l'Università Agraria di Civitavecchia ha presentato contro la sospensione del Piano Generale di Assestamento Forestale 2019-2025 che stava portando avanti in località Marangone in modo anomalo, causando un vero e proprio disastro ambientale. Inizia così una nota del consigliere comunale della Lega, Pasquale Marino, che torna ad attaccare l'ente di Viale Baccelli. Per il consigliere della Lega, la sentenza del TAR rappresenta una ennesima vittoria dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, dei comitati e dell'amministrazione comunale che da anni combattono l'attuale amministrazione dell'agraria, a suo giudizio decaduta dall'aprile 2020, e che, continua Marino, la cittadinanza supportata dalle istituzioni, dalle associazioni e dai comitati contrasta ormai con pacifiche ma continue manifestazioni di protesta per denunciare pubblicamente le molte irregolarità della gestione e l'ingiusta imposizione di vincoli di uso civico su centinaia di ettari fortemente urbanizzati. Si chiama Let's Move, il nuovo progetto ideato dalla SGIN che vede il contributo della Fondazione Caricev. In realtà la manifestazione, ma in forma diversa, è giunta alla sua 10ª edizione e quest'anno vedrà al centro l'attività motoria rivolta agli over 60 che verranno guidati, grazie all'apporto di tecnici specializzati, al movimento, alla socializzazione e alla corretta alimentazione.
Novità nel roster della NC Civitavecchia. La squadra allenata da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti ha a disposizione due nuovi giocatori, già presenti in formazione sabato scorso e arrivati in prestito dalla Roma. Si tratta di Niccolò Gatto e Daniele Martinelli. Il primo è un classe 2005 con spiccate capacità realizzative, che ha anche debuttato in Serie A1, mentre il secondo è un centrovasca classe 2004. Entrambi hanno fatto parte delle nazionali giovanili. La Futsal Civitavecchia ha cancellato la brutta sconfitta con il Torino, grazie al 5-1 al CCCP, al Lottatori di Aurelia, nel campionato di calcio a 5 maschile di Serie C. Un successo che rilancia la formazione di Simone Tangini, che aveva bisogno di certezze per poter tornare ad aspirare alle zone alte della classifica. Doppiette per Nistor e Leone, in gol anche Fattori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.